Eccoci qui con Livio Vivanè, che avevamo già conosciuto sul mio canale qualche mese fa, e abbiamo deciso insieme di inaugurare una settimana di consigli per il lavoro da casa, visto che ci troviamo in una condizione, insomma, un po' speciale in questi giorni. E abbiamo chiamato questa settimana Lavorare da casa Tips. Allora, ogni giornata di questa settimana noi proporremo una piccola pillola di consigli, appunto, utili per lavorare da casa, perché noi è una cosa che facciamo da circa 2013, poi spiegheremo anche cosa facciamo, come lo facciamo. Oggi iniziamo parlando di strumenti, cioè quali sono gli strumenti che servono per lavorare da casa. Livio, io ti lascio la palla, di pure tu. Sì, dunque, ciao Cristian. Allora, la prima cosa naturalmente sono gli obiettivi, cioè è necessario partire dagli obiettivi che si hanno, che evidentemente possono essere diversi. Un conto è parlare con la fidanzata o con gli amici, allora a quel punto uno si scarica Houseparty, che è un'applicazione che va per la maggiore proprio grazie all'epoca del coronavirus, altrimenti diverso è utilizzare degli strumenti per parlare in gruppo, per esempio, per affrontare una lezione frontale, per fare una conferenza, oppure per fare formazione, quindi o fare addirittura consulenza con gruppi più o meno ristretti di persone. Quindi il primo punto assolutamente è l'obiettivo che ci si pone, cioè a che cosa ci deve servire lo strumento di videoconferenza. Viene da sé che dovremmo sceglierne uno e escono ormai articoli tutti i giorni su testate web e no, su quali sono i migliori strumenti di videoconferenza disponibili oggi sul mercato, sia gratuiti che a pagamento. Bisogna pensare innanzitutto che gli strumenti non sono tutti uguali, non lo sono per diversi aspetti. Allora, non lo sono per affidabilità e per stabilità. Per esempio, fare una videoconferenza usando WhatsApp o, non lo so, la funzione di video call di Messenger ci espone a tutta una serie di interruzioni, di banda, anche perché sono molto trafficate, no? E ci sono poi degli strumenti che sono invece oggettivamente più stabili perché sono pensati per un utilizzo professionale, a volte business, a volte enterprise, e altri invece strumenti nuovi che possono essere più o meno affidabili. Quindi, insomma, la scelta è molto difficile sotto certi aspetti perché prevede che almeno si faccia un minimo di sperimentazione. Alla base di tutto, però, oltre agli obiettivi, se noi vogliamo scegliere uno strumento per effettuare delle video call, dobbiamo anche avere, diciamo, i requisiti noi per fare questo tipo di operazione. E i nostri requisiti sono naturalmente almeno una connessione stabile, perché altrimenti lo strumento potrà essere molto affidabile, molto intrinsecamente stabile, ma la nostra connessione non lo è. E la qualità di conseguenza sarà scadente, no? La qualità del video, la qualità Certo. dell'audio. Ecco, viene da sé che poi fallirà la videoconferenza e quindi non raggiungeremo il nostro obiettivo. Quindi scegliere lo strumento sulla base degli obiettivi che si hanno, avere i requisiti minimi di velocità di banda e anche hardware se vogliamo, perché c'è anche il discorso hardware, cioè dell'attrezzatura informatica di cui disponiamo. Non possiamo avere un computer di 15 anni o un iPad di 10 anni o insomma un tablet che è molto datato, non aggiornato, insomma tutti questi aspetti di cui siamo abbastanza consapevoli. Gli strumenti, dicevamo, dobbiamo sceglierli sempre in base agli obiettivi, anche in base agli strumenti che sono all'interno delle applicazioni. Ogni applicazione ha degli strumenti diversi. Ci sono quelle nude e crude, e quindi io parlo, mi vedo. Una o più persone, un numero massimo di persone cambia da applicazione a applicazione, quindi da software a software, e ci sono invece quegli strumenti più ricchi che danno la possibilità, per esempio, di scrivere in chat, che danno la possibilità di condividere il desktop, che danno la possibilità di utilizzare dei file prendendoli dal cloud, che danno la possibilità, quindi possibilità più ampie, che hanno lavagne, per esempio, no? Quindi lavagne simili a quelle dei fogli mobili. Ecco, queste piccole differenze non sono poi tanto piccole, perché se il nostro obiettivo, per esempio, è formativo, ci sarà molto utile condividere un sito web, condividere un file prendendolo da Dropbox o da Drive. Quindi questo è un altro parametro. Quindi dopo l'affidabilità e la stabilità, e quindi la serietà del prodotto, di cui magari sarebbe utile verificare anche l'età tecnologica, perché spesso queste startup sono molto innovative, magari sono ancora all'inizio, quindi un po' acerbe, eccetera. Ecco, dobbiamo vedere quali sono gli strumenti dentro il software che ci saranno messi
a disposizione. Un altro aspetto importante della scelta, che potrebbe essere anche slegato per esempio dal nome del software, dal prestigio della società, è la user experience, cioè la difficoltà o meno, quindi la facilità d'utilizzo, che tipo di esperienza vive l'utente, soprattutto il neofita, che lo utilizza. Perché la user experience cambia molto e non è affatto trascurabile. A volte sono delle differenze minimali di interfaccia, però che rendono lo strumento magari particolarmente ostico, più difficile da utilizzare. Quindi dobbiamo collegarci sempre agli obiettivi a cui tendiamo. Quindi se gli obiettivi sono didattici, e quindi sappiamo che abbiamo un target, un audience di discenti che è molto eterogeneo, come età, come scolarizzazione informatica, dobbiamo scegliere strumenti in linea generale molto semplici da usare, anche se tutti credono di essere semplici, in realtà non è così. Anche piccole differenze di accesso fanno un'enorme differenza poi, come per esempio lo strumento che noi utilizziamo da molti anni, che è uno strumento diverso per il fatto che crea una stanza dalla quale si può entrare e uscire, per esempio, senza nessuna registrazione, ma soprattutto senza chiamare. E questo è un particolare, per fare un esempio concreto in sostanza, no? Particolare, apparentemente trascurabile, in realtà fa una differenza enorme, perché apre una stanza che può essere protetta o meno da password, oppure aperta, rimane aperta e uno entra e esce dalla stanza, come e quando gli pare, con grande facilità, per fare un esempio concreto. Quindi questi sono i parametri sulla base dei quali dobbiamo operare una scelta dello strumento. Gli strumenti sono moltissimi adesso, Certo. Beh, possiamo anche ricordare, ad esempio, il costo, è uno dei parametri che bisogna tenere. Sì, c'è l'ultimo aspetto, era il costo, certo. Esatto. Poi c'è anche un aspetto economico che potrebbe incidere, perché sul privato, sul libero professionista, chiaro che sull'azienda magari è disponibile, ha una capacità di spesa diversa, quindi magari non gli fa troppa differenza spendere 20 o 100 anche euro al mese per avere un WebEx, uno strumento corporate molto di Cisco, oppure GoToMeeting di Citrix, eccetera. Quindi, voglio dire, l'elemento costo è un'altra, variabile di cui bisogna tenere conto, no? Però spesso i piani sono molto elastici, per cui adesso ormai si sono un po' tutti allineati sulla possibilità di pagare mensilmente, utilizzarlo solo per un periodo di tempo. Io mi ricordo, adesso per chiudere, che per riunire un consiglio di amministrazione negli Stati Uniti avevamo chiesto un preventivo a una società italiana che, aveva la, discriminante della certificazione e quindi il voto del consiglio era riconosciuto a livello di codice civile, eccetera, ma era qualcosa del tipo, e parlo di 13 anni fa, se non vado errato, di circa 8.000 euro l'anno per 4 persone in una stanza. Cioè, questo è un po'. Quindi, insomma... Adesso i costi sono lievemente... Sono lievemente diluiti. Quindi, buone notizie. Chiudiamo qui, direi di riassumere, okay. Riassumiamo in punti. Allora, che per la scelta di uno strumento dobbiamo avere ben chiaro quali sono i nostri obiettivi, avere una stabilità di banda, una qualità di video decente, capire quali sono gli strumenti didattici che ci servono e che sono integrati allo strumento, capire qual è la user experience dal lato del partecipante soprattutto, l'affidabilità dello strumento e il costo dello strumento. Direi che ci possiamo fermare qua e noi ci vediamo domani, se sei d'accordo. Ok, grazie. Ciao Livio, grazie. A presto.